Allora, complimenti per il suo secondo gol. Ti piace proprio quella zona del campo? Vedo che realizzi, è una media realizzativa poi per minuti giocati e gol molto alta. La ringrazio. Sì, quella zona mi piace, il mister lo sa. Mi piace anche questo ruolo che ho di entrare a mezz'ora dalla fine, perché mi trovo bene con le caratteristiche della partita. E niente, sono contento per la squadra, per come lavoriamo, per come affrontiamo la settimana, per la voglia e i sacrifici che facciamo. Quindi è una vittoria importantissima. Archiviata la pratica salvezza, no? Perché insomma ormai adesso vi potete togliere qualche soddisfazione in più. Che cos'è cambiato dall'arrivo di Brera? Perché insomma adesso siete più gruppo, siete più squadra. Diciamo che anche il fatto di inserire Marsura e Marsura subito va in gol, la fotocopia poi del gol che ha fatto l'altra volta il Del Duca. Quindi insomma noi abbiamo notato questa grandissima differenza. Sì, io prima non c'ero, quindi vado male a dirti le differenze, però il mister lo seguiamo, siamo uniti, ripeto, lavoriamo bene e tutti sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo i nostri compiti e le cose stanno andando bene e sicuramente adesso non ci vogliamo accontentare perché c'è un sogno, tra virgolette, che proveremo a realizzare e ce la metteremo tutta. Adesso scenderete in campo con meno pressioni, no? Quindi insomma qualche risultato in più proprio perché non avete la pressione del problema della salvezza, no? Certo, sicuramente ci siamo tolti questo peso della salvezza, però allo stesso tempo adesso abbiamo voglia di stupire, abbiamo voglia di fare bene, quindi ci proveremo. Siete consci, insomma, che siete una bella squadra e che avete le possibilità di poter agganciare magari un sogno. Certo, assolutamente. Grazie. Davide, complimenti per il gol. Tu sei un ex Pisa. Che effetto ti ha fatto segnare un gol molto importante per l'Ascoli che inguaia il Pisa per quanto concerne la corsa ai playoff? Come hai vissuto, insomma, questa emozione particolare di segnare contro la tua ex squadra? Allora, sono contento, premetto però che volevo chiedere scusa ai tifosi del Pisa, che per loro non avrei mai esultato perché ho ricevuto molto, molto affetto da parte loro e li ringrazio. All'andata, quando sono andato col Modena, lì mi hanno applaudito e quindi volevo chiedere scusa, mi dispiace per loro, però la gioia era troppo grande, è un momento importante della stagione, quindi non ce l'ho fatta a trattenermi. Hai detto che ti piace più entrare a gara in corso, proprio perché quando i difensori, gli avversari sono stanchi, la tua gamba può fare la differenza, l'hai dimostrato già in altre gare, che quando entri a gara in corso, soprattutto quando trovi spazi, poi diventa dura fermarti. Sì, questo modulo non è proprio per le mie caratteristiche, quindi il secondo tempo che le squadre sono più lunghe, che la partita si apre e credo si addica con le mie caratteristiche. Grazie.